Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come vedete siamo in un titolo un po' diverso, in una serie diversa, ecco, mai fatta. Tipo avete mai visto il tipo il Messi Argento, dove vi fanno vedere il giocatore che potrebbe essere, cioè il futuro Messi, ecco. Uno che ha delle caratteristiche, delle qualità che assomigliano e che lo potrebbero diventare proprio quel determinato giocatore. Allora, il titolo infatti si chiamerà Il nuovo Ibra perché è un attaccante che ha un fisico assurdo ed è veramente forte. Forse lo capirete subito quando andrete a vedere proprio la squadra che gli sta attorno. Che io vi consiglio pure questa Squad Builder, che alla fine è una review di questo giocatore TIF, upgradato pure. Ci mancherebbe, è fortissimo, ha avuto tre carte in forma e poi la squadra che ci sta attorno che è fortissima e costa 20k neanche, dipende dai prezzi. Andiamo a vedere il portiere che è Alves, cioè una bestia. L'anno scorso l'hanno upgradato, ha 88 riflessi, 88 di tuffo, ti para di tutto, costa 850 crediti, l'ho comprato il 13.01, non so neanche se si è abbassato con questi upgrade, cioè una bestia veramente, vi para di tutto, chi ha giocato l'anno scorso sa chi è, cioè, è uno dell'unico portiere della Lega Spagnola che fa la differenza, oltre a Ter Stegen. È bravo ovviamente. Gli unici tre sono i più forti e io vi consiglio lui perché veramente ho provato tutte e tre, ma vivamente vi consiglio lui. Soprattutto perché ha giocato l'anno scorso e lo conosce bene. L'altro è Laporte, che è un giovane, cioè ragazzi, è giovanissimo, ha un futuro, una carriera veramente splendida davanti perché l'hanno, mi sembra, upgradato, non lo so, ha 86 di difesa, 78 di fisico, 73 di velocità per un ragazzo. E a 83 overall già così è veramente una bestia. Se non avete i crediti per Sergio Ramos, ecco. Infatti, accanto a lui metteremo, non ho sbagliato, Godin, che l'hanno pure lui upgradato, è 86. Costa, cioè l'ho comprato 2005, non so neanche se si è abbassata ancora di più con l'upgrade. Cioè, ho fatto un affarone, cioè 87 difesa, 70 velocità, 78 di fisico, prendi di tutto, fai i gol di testa, è il difensore più forte, ha avuto l'upgrade, è uscito 4 volte IF, non mi ricordo 3, una cosa assurda, ve lo consiglio. Infatti è uscito pure upgrade, mamma mia, una bestia, che non costa neanche tipo 7k. L'altro è Danilo, perché Dani Alves costa tanto, De Marcos l'ho provato, però Danilo è molto completo su tutte le due fasce, sia offensivo che difensivo, ed è buonissimo perché io mi trovo bene nel difensivo e offensivo. Questi mi piacciono, le caratteristiche dei terzini. Ed è pure alto, veramente forte. E non costano niente, ragazzi. Infatti, questo Squad Builder non costa niente. Poi si saranno, penso, pure abbassati con gli upgrade. Perché l'ho comprato un mese fa. L'altro è Gaia, che l'anno scorso era argento. L'ho comprato pochissimo. Mi piace perché ha anche 61 di tiro. Cioè così così, però ha una buona velocità. Tutti prendono da come Gaia terzino perché è il migliore in quella fascia. Se non avete i crediti per Marcelo. Ma anche se tra Marcelo e lui io preferisco Gaia, onestamente. Vabbè, vaffanculo, è andato tutto sballato. Vi faccio vedere tutta la squadra. Tanto vi ho detto pure i giocatori chi è. Dal titolo può essere, se è capito, soprattutto leggendo i primi giocatori, perché l'unico che ha avuto tif è stato, vabbè, Benzema, però il nuovo Ibra l'ha già, si è confermato Benzema, ecco, è Slimani, mamma mia, ora ci arriviamo. Allora, il prossimo è Rakitic, che ha avuto pure lui l'upgrade, niente da dire, cioè doveva uscire nei Toti, non è uscito, non so perché. Parejo, un altro centrocampista economico, perché non costa un cazzo e si prende subito, cioè ha un passaggio favoloso, cross favolosi, tiri da fuori, cioè fantastici, pure punizioni, perciò il giocatore economico, centrocampista, sono loro. Isco soprattutto costa 3.000, 4.000, si era abbassato ed è il miglior COC perché gli altri Koke non mi piace molto. Ovviamente questo se non avete i crediti per James Rodriguez, però alla fine sembrano uguali più o meno perché poi alla fine si sa, FIFA è un po' scriptato, dipende.
devi avere pure culo. L'altro giocatore, Konoplyanka, pure lui ha avuto è uscito 2 volte in forma. Konoplyanka, un buon giocatore, 92 velocità, cioè completo, lo adoro. Tutti, soprattutto il mio amico, gli piace, lo usa perché è veramente un giocatore, un esterno che pure lui assomiglia molto a Neymar, ha un'ottima velocità, la stessa velocità di Neymar, mi sembra, sì. Buon dribbling, buon tiro, perciò è veramente ottimo. E costa veramente pochissimo. L'altro è Feghouli, perché abbiamo avuto pure culo a fare questa ibrida, perché Algerino Slimani è Algerino pure Feghouli. Dunque, Feghouli è veramente un ottimo giocatore, 89 velocità, 85 dribbling, veramente buonissimo, messo qua soprattutto per fare intesa con il grandissimo Slimani, 88 di tiro, 88, capisco che è il tifa, ma non costa un cazzo, costa 15k, cioè è una cosa assurda, 91 di fisico, cioè di più della carta normale di Ibrahimovic, 75 velocità, buono così così per la velocità, pure così così per il dribbling, il passaggio, vabbè, non è che chissà di essere per l'attaccante, l'importante è il tiro e il fisico, e questi sono uguali a Ibrahimovic, veramente è il nuovo Ibrahimovic, ragazzi, ma ho fatto delle partite, 5 gol, cioè 2 da fuori, quando salta in area di rigore si prende cioè prende la sua postazione, stacca, che è una meraviglia, e ti fa gol, ha un tiro potentissimo, 88 ci credo, 91 di fisico, proprio per questo è il nuovo Ibra, mamma mia, cioè vince tutti i contrasti, cioè è una bestia. È una bestia, 83 l'anno, era 82 l'anno upgradato, 83, pensavo, mi aspettavo un 84, un 85, però alla fine, veramente, se usciranno altre carte su di lui, minchia, arriverà a 93 di fisico, 90 di tiro, diventerà una bestia, pensatevi il Toz, una bestia, cioè ragazzi, io penso, prevedo un Toz con 95 di fisico, 92 di tiro, un 80 di velocità, un 84 di 5 di dribbling e un 75 di passaggio, più o meno. Questo per me sarà il Toz, che sarà devastante, già è così devastante, pensatevi il Toz. Questa è la squadra attorno a lui, questo è il nuovo Ibra, provatelo, ditemelo nei commenti. È una specie di review su Slimani Tif, upgradato, è uno squad builder che non costa neanche tanto, costa 20k, neanche 30. Però ti fai un'ibrida, cioè alla fine l'ibrida è solo loro due. Con Slimani Tif che è una bestia. Mamma mia, ve la consiglio vivamente, ragazzi. Provate questa squadra per differenziarvi anche dalle solite squadre. Perché fatevi questa ibrida con questo Slimani Tif che veramente rende molto. Detto questo, ragazzi, lasciate almeno 20 like per questo squad builder più review su Slimani Tif applicato. Ditemi se volete un pink slip su di lui. Sì, me lo voglio giocare contro di voi. Così poi mi date anche il PSN e faremo un bel video pink slip su Slimani. Detto questo, lasciate 20 like. Ai 30 facciamo pink slip. Pink slip. Slip, giusto, mi impappino, vabbè, dove però passate alla pagina Facebook perché là chiederò e farò il sorteggio. Detto questo, arriviamo a questa somma tot di like. Da The Gamer YouTube è tutto, bella.